cominciare facendovi vedere un video. È un video, come vedete, come sta scritto. Si vede meglio così. È un video del 1992 ed è una conversazione sul tempo tra Gianfranco Cecchini e Luigi Boscolo. Mi servirà molto per capire la differenza tra Gianfranco Cecchini e Luigi Boscolo, senza dire uno era bravo, l'altro no, o uno era più bravo, l'altro era meno bravo, perché è molto significativa la questione degli stili. Avevano due stili magistrali, ma avevano due stili, dal mio punto di vista, profondamente differenti l'uno dall'altro. Quindi nell'ambito della terapia sistemico-relazionale, così come è stata sviluppata e pensata nel Centro Milanese di Terapia della Famiglia, si è sempre dato vita, a partire proprio da questa sorta di scintilla che c'era sempre tra Luigi e Gianfranco, a una moltiplicazione delle differenze. Questo è quello che in qualche modo noi abbiamo, come dire, incarnato dal messaggio, se vogliamo chiamarlo così, o dalla lezione di Gregory Bateson. Gregory Bateson parla sempre di differenza e sostiene che il significato si manifesta in una differenza che crea una differenza. Quello che io cercherò di fare oggi è enfatizzare la differenza di Luigi Boscolo in relazione al suo aver interiorizzato profondamente il discorso psicoanalitico. Allora, vediamo questo video, perché questo video è importante per capire la questione nei termini contenutistici, insomma, nella sua essenza, se possiamo dire così. E questa è l'influenza appunto di questa idea che diceva anche Luigi stamattina, di cui parlava, cioè ci sono dei movimenti che dicono: lasciamo perdere come un problema è diventato un problema, partiamo subito a parlare delle soluzioni. Ci sono possibilità di uscire senza lì a rimangare il passato e immediatamente proporre o parlare di cosa vorresti fare domani, no? Cosa c'è nel futuro, quali possibilità. E c'è il pericolo, è interessante, cioè noi siamo affascinati da vedere come un problema si è costruito, no? Siamo affascinati da quella cosa lì, però è pericoloso dal punto di vista del linguaggio, cioè noi, essendo affascinati, diamo più valore al passato che al futuro. Cioè il nostro interesse, qualche volta è piacevole sapere, no? Come si è arrivati lì. Però il saperlo, parlarne in certo senso, diventa parte del problema. Se io parlo sempre del passato, allora praticamente do il messaggio: bisogna cambiare il tuo passato perché tu possa migliorare nel futuro. E questo sappiamo che è un'idea micidiale, non sapere che il passato devo cambiarlo è impossibile. Ecco, e quindi rimanere troppo tempo a parlare del passato in qualche modo non è utile, anche se è interessante. Questo riesce a introdurre il concetto del tempo, no? E questo è importante, cioè a un certo momento è chiaro che tu ti stai muovendo verso il futuro di uscire da questa famiglia, però uno non può mai uscire se non ha risolto dei problemi prima, cioè non può lasciare una situazione senza averla capita. Cioè questo è un po', no? L'intervento classico in certo senso, no? È chiaro che tu puoi andartene, hai tutte le facoltà, tutta la voglia, il desiderio, cioè l'uomo, cioè tutto quanto, no? Però ovviamente ci sono dei lavori da fare in casa ancora che non hai compiuto, che non sono completi. Quindi ci vuole del tempo. E probabilmente adesso facciamo la terapia e magari limitiamo nel tempo, ci diamo 10 mesi di tempo per fare questo lavoro, introdurre l'idea del limite del tempo. C'è una possibilità di finire il lavoro, cioè separare. Perché anche una persona in questo stato cosiddetto psicotico non riesce a introdurre l'idea del tempo, cioè lei vuole in famiglia essere fuori contemporaneamente e quindi non sa trovare una via uscita. Introdurre l'idea che si può essere qualche volta in famiglia e qualche volta fuori, questa è la difficoltà, no?
Edipo potrebbe essere qualche rituale che può aiutare a qualcosa del genere, per introdurre il tempo. Beh, lei è tipica dell'ambivalenza, quando è dentro in famiglia vuole scappare, quando è fuori pensa alla famiglia e non riesce a risolvere il problema. Andiamo avanti un po'. Il problema riguarda il passato e il futuro, che il terapeuta è importante che rimanga nella prospettiva futura, però io penso che deve tenere in considerazione il terapeuta anche qual è la prospettiva temporale del cliente. Cioè, se parte con l'idea di lavorare sul futuro, il paziente è fermo in una prospettiva temporale sul passato, è fisso, non riesce a creare un rapporto. Per esempio, se tu prendi un depresso, e molti depressi sono indirizzati verso una prospettiva temporale di fissazione nel passato, continuano a ricordare il passato, se tu continui a portare al futuro, non ti ascoltano. Quindi, secondo me, per il terapeuta, una delle cose che deve pensare è qual è la prospettiva temporale del paziente e della famiglia. Per esempio, ci sono certe famiglie che hanno una prospettiva temporale soprattutto sul passato, pensano al passato. E quindi a questo punto deve tenere in considerazione questo, eventualmente con loro parlare anche del passato, perché altrimenti non riesci a formare un rapporto, per poi eventualmente portare una prospettiva futura. Io credo che in questo senso, secondo me, rimanere per il terapeuta soltanto in una prospettiva temporale, per esempio nel futuro, io penso che può avere un effetto in un certo numero di casi, ma in altri non riesce a fare un rapporto. Quindi credo che e questo è il discorso della circolarità, e circolare anche, essere circolare riguardo alle prospettive temporali della famiglia. Poi, è vero, se il terapeuta rimane troppo nel passato, per esempio, c'è il pericolo di, e questo penso, andando indietro nel tempo, anche quando si facevano terapie a orientamento analitico, anche nelle analisi, adesso vedo a posteriori certi pericoli, che erano quelli che rimanendo tanto nel passato del cliente, si arrivava a co-creare una realtà ferma, rigida, no? Del passato, in cui anche il terapeuta veniva a diventare determinista, nel senso che quel vero passato creava quel determinato presente. Quindi il pericolo di rimanere troppo nel passato, dal punto di vista del terapeuta, è pericoloso, nel senso che tende a co-creare, no? E entrare in quel discorso che facevo stamattina, di visione lineare, causale, deterministica, del quel passato crea quel presente e così via. In sintesi, quindi, è bene sempre mettersi in una prospettiva futura, sono d'accordo con quello che dicevi prima, però tenendo presente il punto fondamentale, qual è la prospettiva temporale del cliente, perché se è sul passato devi prima cominciare a entrare nella loro prospettiva e poi a poco eventualmente li puoi condurre verso un futuro e quindi verso l'evoluzione. Tanto questo è. Se uno è innamorato del proprio passato, diciamo, no? Cioè diventa, probabilmente è basato sull'illusione o sulla fantasia o sulla premessa, diciamo, che solo se cambio il mio passato io posso avere il futuro. Questa è un'idea, no? Un'idea molto pericolosa, diciamo, che è stata costruita. No. Io vengo da una famiglia disgraziata, quindi io non ho futuro. Solo se fossi nato in una famiglia più sana, sarei sano, no? Questa è un'idea micidiale. Questo, mi pare, questo confronto avvenuto nel 92 tra Gianfranco e Luigi, mi pare molto interessante e mostra pienamente una differenza importante che c'era tra questi due grandi terapeuti. Questa differenza ha a che fare con molti aspetti, anche della storia della loro formazione, che è una formazione molto simile per alcuni aspetti, ma anche abbastanza diversa per altri aspetti. Potremmo dire che in qualche modo la parola chiave che io userei per definire Gianfranco Cecchin è ironia, ma la parola chiave che io userei per definire Luigi Vuoscolo è immedesimazione. Dico immedesimazione, lui diceva empatia molto spesso, però da quando lui intendeva l'empatia come Einfühlung, termine tedesco molto importante, che aveva una valenza filosofica di
molto, molto pregnante, molto, molto significativa. Fu in filosofia, fu Edmund Husserl il primo a parlare nelle idee di empatia, di Einfühlung, per l'esattezza, come hanno detto idropatia, giustamente per evitare. Che cosa? Per evitare questa idea psicologica dell'empatia che va di moda oggi e che è quella per cui tu sei o sei empatico o non lo sei, per esempio, e se sei empatico tu capisci tutto del tuo cliente, del tuo paziente e quindi, come dire, rischi di togliergli le sue emozioni, i suoi sentimenti per appropriartene, magari molto ingenuamente, appunto, con un'idea di empatia che Luigi non ha mai avuto, per cui preferisco usare questo termine, immedesimazione. La sua capacità di immedesimazione è strettamente connessa con la questione e con la sua riflessione, fatta insieme a Bertrando, con la sua riflessione sul tempo. E adesso vedremo, abbiamo già visto anche in parte perché Luigi qui l'ha detto, però prima di continuare, volevo dirvi una cosa. Dunque, Luigi Boscolo è stato il mio primo analista, no? È interessante questo, perché? Perché a un certo punto attraversavo un periodo difficile nella mia vita, come tutti noi, un periodo relativamente depressivo, un po' misterico, però ha dei momenti, come tutti gli isterici hanno i momenti depressivi, e chiesi a Luigi, che era il mio maestro, di prendermi terapia. Lui accettò. E quell'epoca era l'epoca in cui, appunto, forget la psicoanalisi è 4 volte a settimana per 20 anni, eccetera, eccetera. C'era una critica radicale nei confronti della psicoanalisi da parte non soltanto dei bezzoniani, ma da parte di molti movimenti, no? Come dire, culturali. Foucault, Woody Allen, c'era questa idea, insomma, che aveva delle radici importanti e profonde, cioè non è che fosse una cosa campata per aria, che il rischio di un certo tipo di psicoanalisi, diciamo quella che veniva, come dire, perorata dalla organizzazione principale internazionale degli psicanalisti di allora, che era la International Psychoanalytic Association, proponeva e in qualche modo imponeva agli analisti, con il rischio di esclusione dalla società. Noi sappiamo che molti analisti furono esclusi, altri rischiarono di venire esclusi. Possiamo fare diversi nomi, Lacan, Wilhelm Reich, Melania Klein stessa rischiò a lungo di venire esclusa dall'IPA perché non era ortodossa, perché non, come dire, non recitava sulla scena della terapia la versione ortodossa. Chiaramente questa cosa, quando io mi accorsi che stavo facendo un'analisi con Luigi, quando mi fece la prima fattura, no? Che c'era scritto Luigi Boscolo, psicoanalista. Come psicoanalista? E cominciai a chiedergli anche questa cosa. E lui mi parlò dell'importanza che ha avuto nella sua formazione la psicoanalisi. E quindi parte di questa, almeno una seduta di questo colloquio, una seduta in cui mi raccontò che cosa lui amava e teneva e riteneva importante della sua esperienza psicoanalitica, che è un'esperienza che noi sappiamo durò numerosi anni, fu la sua prima formazione, no? La formazione psicoanalitica, è già stato citato stamattina tutta la storia, io ho scritto giusto, è uscito ieri su W0, che è una specie di giornale online che pubblica delle culturali, che pubblica una breve biografia stampata ovviamente di Luigi Boscolo, in cui appunto racconto grosso modo le storie che sono state raccontate anche oggi, la sua formazione con Arieti, la sua formazione con Ackermann, che sono sicuramente due figure, Silvano Arieti e Nathan Ackermann, due figure di grande rilievo, di grande importanza per la sua formazione.
Non era, cioè, cosa vuol dire, cosa voleva dire Luigi? Perché anche, per esempio, anche di Gianfranco mi diceva, ma anche lui è una formazione psicoanalitica, no? Però, per esempio, diceva, a lui piace Grodek, no? A lui piace Grodek. Quindi una psicoanalisi diversa, insomma, una psicoanalisi ironica, una psicoanalisi, come dire, molto, se vogliamo, anche creativa per certi aspetti, no? Eccetera. Sul continuo versante del paradosso che era diventato un micro paradosso, eccetera, no? Mentre secondo me la psicoanalisi che piaceva a Luigi era quella di Ferenczi. O qualcuno oggi ha detto, Enzo se non sbaglio, ha detto una cosa importante, ha detto Luigi vedeva sempre il bambino della persona, nell'adulto che veniva. Bene, queste sono esattamente le parole che usò Ferenczi. Voi sapete che Ferenczi non fu mai espulso dalla Libia, però fu ostracizzato, no? I suoi testi furono tradotti molto tardivamente, soprattutto uno dei suoi testi chiave, che era Diario Clinico, in cui la critica che Ferenczi fa a Freud è di gran lunga più radicale di qualsiasi critica, di qualsiasi altra persona, no? Esterna o interna alla psicoanalisi abbia mai fatto a Freud. Dice di Freud che è uno sperimentatore freddo, mentre invece per lui la relazione terapeutica è, cioè la terapia è la relazione terapeutica. Quindi la terapia è, non sono dei consigli che tu dai, non sono delle prescrizioni che tu dai. Neppure quelle, e lui è passato attraverso questa fase. Passato attraverso questa fase strategica, neppure quelle, come dire, di non fare quello che ti aspetti che venga fatto. Ma in primo luogo, io me lo ricordo molto spesso, anche quando faceva formazione, cercava di spiegare e faceva così con la mano, diceva la terapia è in primo luogo la relazione terapeutica, in primo luogo la relazione terapeutica. Quindi in primo luogo la conoscenza, no? Che in qualche modo lui perorava negli allievi, non era una conoscenza, come dire, del sapere le teorie psicoanalitiche, o le teorie sistemiche, o le teorie strategiche, o il DSM, o qualsiasi altra cosa, tutte cose importantissime in sé, ci mancherebbe altro, ma la conoscenza era la conoscenza di come entrare in relazione con l'altro. Nella sua riflessione sul tempo, e oggi l'abbiamo visto in questo video, il problema del tempo diventa per lui il problema del modo in cui entrare in relazione con l'altro. E quindi, come dire, capire che l'altro, il paziente, il cliente, la persona che viene in terapia, chiamatelo come volete, che questa persona o questo gruppo di persone che vengono in terapia portano una loro temporalità, e questa loro temporalità non può essere, e qui c'è una critica a un certo tipo di impostazione di visione del costruttivismo o del costruzionismo sociale, tanto per intenderci, non può essere qualche cosa che non può essere preso in considerazione come un reale, se vogliamo dire così, come qualche cosa che c'è, insomma. Quindi la dimensione della temporalità dell'altro è fondamentale per entrare in relazione con l'altro. È fondamentale per entrare in relazione con l'altro. Credo che questa sia, almeno per me, questo è stato l'insegnamento più importante che ho avuto da Luigi. Passato un po' di tempo, forse io non sono stato a controllare, quindi devo tagliarmi, scusate, certo. 5 minuti. Un'altra cosa che è collegata a questo, perché questa sua riflessione col tempo lo portò negli ultimi anni a riflettere anche sugli interventi strategici rispetto, per esempio, soprattutto familiari, rispetto per esempio ad alcune patologie classiche. Insomma, perché poi dobbiamo anche ricordarci questo, insomma, che la sistemica nasce sui grandi temi delle grandi patologie, no, i disturbi alimentari e le psicosi, insomma, no? E lui era stato capace negli ultimi anni, non solo negli ultimi, in un periodo abbastanza lungo, già quando io avevo cominciato, era stato capace di fare una critica a una esperienza che c'era stata, che era stata l'esperienza strategica, per esempio, con le psicosi, no? Allora, il famoso paradosso e controparadosso.
Un paradosso contro un paradosso, che cos'era? Era questa cosa per cui si diceva: fai la prescrizione del sintomo e il paziente migliora, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni Luigi diceva: questa cosa qui è stato un errore storico per noi, perché alcune patologie importanti, cioè può aver avuto un effetto, in alcuni casi anche positivo, può darsi anche che qualcuno effettivamente sia uscito in questo modo qui dalla psicosi, ma la maggioranza delle persone, nella mia esperienza, diceva, hanno bisogno, per un tipo di patologia di questo tipo, hanno bisogno di un intervento lungo. Negli ultimi anni, quindi, lui aveva ricollocato la questione in termini psicoterapeutici, no? Perché lui non ha mai usato i farmaci, no? Questo lo sappiamo, neanche Gianfranco ovviamente, quindi, pur essendo psichiatri, era noto che al Centro Milanese di Terapia della Famiglia, e tuttora si fa, quando uno dice io vorrei, non so, un antidepressivo, cosa dice il dottore, diciamo consulti il suo medico di base e parli con lui di questi argomenti, eccetera. No? Anche se non è che ci rifiutiamo di parlare del farmaco, perché a volte poi parliamo degli effetti del farmaco, no? Che effetti ha su di lei, eccetera, eccetera. No? Sappiamo che gli antidepressivi hanno effetti sul desiderio sessuale oppure su altre cose, insomma, ti fanno dormire parecchio del giorno e via dicendo. Quindi anche su questo tipo di effetti, perché è un sistema che si occupa degli effetti mirati cosiddetti, degli effetti dell'effetto placebo cosiddetto, e anche degli effetti collaterali che sono importanti. Abbiamo in mente tre tipi di effetti, no? Però la questione era: in terapia, quindi in psicoterapia, un lavoro con le psicosi è importante, ma non può essere risolto attraverso lo scoop, l'intervento magico, tra virgolette, e l'intervento controparadossale era diventato un po' un intervento magico. Lì ci fu la rottura, no, lì ci fu, su questo argomento ci fu la rottura con la Mara Servini Palazzoli e Giuliana Prata, e dall'altra parte appunto Gianfranco e Luigi incominciarono ad approfondire altri argomenti, altri temi, perché una cosa che hanno avuto in comune era il bisogno di cambiamento, cioè il bisogno di cambiare le teorie continuamente. Questo Gianfranco aveva detto: non innamorarsi mai delle proprie ipotesi. Luigi aveva preso lo stesso tipo di posizione e le avevano sviluppate in maniera diversa, in maniera in parte anche divergente, no? Gianfranco, per esempio, si era più innamorato, tra virgolette, occupato dei temi epistemologici, per esempio, no? Von Förster, eccetera, eccetera. Luigi, invece, nel suo percorso successivo, aveva ripreso in mano anche proprio questa tradizione psicoanalitica, insomma. Aveva cominciato a parlare, per esempio, delle lenti. Quando facevamo le sedute familiari, lui diceva: mettiamoci diverse lenti. Gianfranco aveva, lo stile di Gianfranco era quello di dire: cosa ne pensi tu, cosa ne pensi tu, diceva: io non sono d'accordo con te, eccetera, eccetera, poi costruiva una storia mettendo insieme tutte le parti che sembravano opposte l'una con l'altra. Luigi invece aveva questo stile che era quello di dire: proviamo a leggere questo caso qui con diverse lenti, e le lenti psicoanalitiche gli piacevano tanto, perché io quando facevo ancora la formazione con lui e dopo anche quando sono diventato suo assistente, quando abbiamo lavorato insieme al centro, sempre più lui, come dire, insisteva su queste lenti psicodinamiche o psicoanalitiche che gli sembravano importanti, perché gli permettevano di tornare indietro nel tempo, perché tornare indietro nel tempo è importante per ricostruire una storia del passato. Cioè, non è vero che il tempo del passato è così e non lo puoi più cambiare. Puoi ricostruire la storia del passato attraverso la conversazione terapeutica. Quindi il tuo passato, che è stato, come dire, connotato in un certo modo, diventa un passato differente se nella relazione terapeutica, attraverso la conversazione terapeutica, riesci a rimodularlo, riesci a ricollocare alcuni eventi in maniera nuova e diversa. E questo ha a che fare col fatto che Luigi, che era anche un grande medico, capiva e sapeva perfettamente qual è il funzionamento della memoria, anche proprio della memoria in senso di funzione neuropsicologica, insomma, sapeva perfettamente che
l'area della codifica e l'area della decodifica di un ricordo non stanno insieme, sono distanti l'una dall'altra, no? Diceva. E che quando tu racconti una storia, la ricodifichi in maniera diversa e quindi ogni volta della stessa storia ricodifichi una storia parzialmente diversa da quella precedente. Non racconterai mai la stessa storia. Questa è una cosa molto importante in psicoterapia, perché è quella che permette in qualche modo di ricongiungersi col passato della persona che viene in terapia, no? Di congiungersi col suo passato dentro la relazione terapeutica, perché al di fuori tu puoi dirgli cosa si ricorda, cosa non si ricorda, ma se non hai costruito una relazione terapeutica diventa chiacchiere, appunto qualcuno oggi diceva, entra. Perché quando parlava Luigi alle persone che andavano in famiglia, alle persone che andavano in terapia da lui non entrava, non usciva, perché lo faceva dentro la relazione terapeutica. Quando Paolo e Luigi scrivono il libro I tempi del tempo, ricordano il timing, che è una cosa importante. Il timing è la capacità di capire quando è il momento di dire una certa cosa, perché quel momento lì è collegato col tipo di relazione che tu hai costruito con la singolarità di una persona. Questo ci vuole. Potranno inventare 10.000 metodi pseudoscientifici, di statistici per fare cluster, eccetera, eccetera. Questo tipo di cosa dipende da una formazione, da una Bildung, come direbbe, di altro tipo. Riguarda una scienza della singolarità, no? Per me l'approccio sistemico oggi deve diventare sempre più una scienza della singolarità, perché la singolarità se la stanno dimenticando tutti, tutti quanti stanno parlando di patologie di qui, di patologie di là, eccetera. Una scienza della singolarità, che è la scienza di sapere e capire, qui un fisico potrebbe capire queste cose qui, perché è molto sottile, molto sofisticata la questione, non è un'epistemologia banale, no? Tipica degli psicologi, ma è un'epistemologia molto sofisticata. La scienza della singolarità potrebbe capirci, non a caso, per esempio, una persona che ammirava tantissimo Luigi era Elia Prigogine, i sistemi lontani dell'equilibrio, e quindi una considerazione epistemologica di un tema che è un tema estremamente sofisticato dal punto di vista scientifico ed epistemologico. Oggi queste cose sono state abbandonate, oggi abbiamo la neuroeconomia, la neuropsicologia, la neuroscienza, la neuro... la pesca, insomma, basta mettere un prefisso neuro e poi hai risolto tutti i problemi dell'umanità. Va bene, io mi fermo qui e vi ringrazio.